Salve a tutti, sono Rita Babini, docente FIF per il settore yoga. Questo piccolo tutorial è orientato a produrre movimenti che vadano ad aprire il torace e a regolamentare la mobilità della spalla in relazione alla posizione corretta del tratto dorsale nel controllo ovviamente della cintura addominale. Possono servirci due mattoncini o due dizionari pressappoco della stessa altezza, se non abbiamo mattoncini yoga, e una coperta. Prendiamo la posizione seduta ed eventualmente, se non riuscite a distendere bene la colonna verso l'alto, mettete una coperta sotto la zona dei dischi. Allungate bene la schiena verso l'alto. E fermate un attimo il corpo controllando la posizione delle spalle lontano dalle orecchie, l'allineamento della spina dorsale e la respirazione nel controllo della cintura. Quindi cintura addominale non contratta ma controllata e il respiro che sale verso l'alto. Quindi distendete bene la spina dorsale e iniziamo la pratica asana. Appoggio i polpastrelli della mano sinistra a terra, ruoto il palmo della mano destra verso l'alto e salgo in Ardha Chandrasana nella mezzaluna. Spingo bene verso l'alto e poiché il corpo non è ancora caldo, inizio la mia flessione laterale lentamente. Non spingo in basso, ma spingo in estensione braccio e fascia laterale. La gamba resta dov'è? L'ischio corrispondente, quindi quello destro, in questo caso non si stacca dal tappetino, dalla coperta. Inspiro ed espiro. E sento questo movimento sull'altro lato. Inizio con degli allungamenti morbidi che andrò via via ad intensificare. E di nuovo. Tutte le volte che esercito l'allungamento comincio a sentire il desiderio di estendere in maniera più profonda. Non devo fare altro che spostare la mano che è a terra. Quindi continuo nella mia dinamica finché non sento che le fasce laterali si sono allungate. A questo punto salgo e questa volta tengo statica e comincio a intensificare, quindi allungo, allungo e poi piano cerco la rotazione, quindi faccio in modo che l'emitoracce destro ruoti maggiormente verso l'alto. Il capo è ruotato verso il soffitto. Mantengo per almeno 3 o 4 respiri e poi lentamente riprendo la posizione centrale e ripeto sull'altro lato. Inspiro, intensifico, apro bene le mie torace. Inspiro. Ed espiro, ritorno. Adesso con calma apro sul lato destro. Cerco un'apertura superiore ai 90 gradi. È Parivritta Janusirsasana, quindi la pianta del piede non appoggia completamente sull'interno coscia opposto, ma il tallone si appoggia sull'interno coscia corrispondente. Intensifico la flessione del mio busto, quindi con calma appoggio il dorso della mano sulla zona tibiale, salgo con il braccio opposto inspirando, spingo verso l'alto e lentamente scivolo in avanti. Il braccio destro scivola appoggiandosi sempre sull'area tibiale, non cerco di chiudere. Se la mano arriva in prossimità del piede, con il palmo della mano girato verso l'alto,
aggancio alluce, pollice e allungo, estendendo. Mantengo l'estensione mantenendo l'allungamento della fascia laterale opposta. E poi preparo il ritorno. Inspiro ed espiro. Ritorno al centro e questa volta chiudo leggermente la posizione di apertura delle gambe, quindi preparo un angolo di 90 gradi. Ruoto il busto nella direzione della gamba, la mano destra, quindi quella corrispondente vicino al gluteo, la sinistra lentamente si spinge non in basso ma in avanti. Quindi allungo utilizzando la pressione dei polpastrelli della mano destra e contemporaneamente allungandomi con il braccio opposto. La mia mano destra afferra l'ombelico, ora mantiene questo 15% di rotazione, continuo ad allungare, quindi è un'estensione con una parziale torsione. Allineo, quando posso porto entrambe le mani in avanti, aggancio e lascio andare il peso del busto. Ritorno con una ispirazione e mi preparo a ripetere sull'altro lato. Apro, tallone vicino al proprio inguine, il ginocchio guarda il soffitto, piede a martello, dorso della mano corrispondente sul tibiale. Lavoro sull'altro lato e ripeto, senza creare delle tensioni, il corpo non è ancora pronto. Inspiro, allungo mentre il braccio scivola, aggancio ed estendo. Non cerco una chiusura, cerco un allungamento, senza schiacciare. Poi ancora inspiro, espiro, lascio. Modifico l'apertura da Parivritta Janu Sirsasana a Janu Sirsasana. Quindi ruoto, vado a sentire bene la mano sinistra dietro, la mano destra appoggia. C'è una rotazione del 15% del busto per allinearlo alla gamba e questa volta uso la mano posteriore per spingere avanti e la mano anteriore che prosegue allungando. Quando mi sento pronta, porto avanti entrambe le mani, allungo cercando la mia massima estensione e rilasso. Poi lentamente con l'inspirazione ritorno al centro. Riallineo bene la schiena, allungo, distendo e riprendo la posizione seduta per sentire se ho fatto un lavoro sinergico ed equilibrato lato destro e lato sinistro. Quindi fermo la posizione, sento le scapole nel tratto dorsale, l'apertura dei due mitoraci. Mi fermo per qualche respirazione. Poi riprendo la posizione e dalla forma di Siddhasana ruoto e vado in quadrupedia. Quindi vado a sentire bene la posizione quadrupedica. Rilasso un attimo la schiena, quindi mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, Sarduli Mudra per massaggiare un attimo la colonna vertebrale. E sentire bene il controllo della cintura addominale durante l'espirazione.
Posso tenere questa mudra anche per 10 respiri se sento che il tratto dorsale è ancora un po' rigido. E poi, ovviamente, ritorno a riallineare bene la colonna vertebrale e preparo il filo nella cruna del lago. Quindi entro bene nei movimenti di stimolo alla zona della spalla. Appoggio a sinistra. Quindi è la mano sinistra che appoggia, non crollo, apro a destra, mano, occhio, entro espirando, scivolo sull'esterno del braccio, appoggio la spalla, comincio a sentire la cuffia dei rotatori e allungo il braccio sinistro, estendo bene la posizione del braccio sinistro dalla cresta iliaca, sento tutto il fianco, ascella. E braccio sinistro. Mi fermo per 3 o 4 respirazioni, quindi la posizione la mantengo anche a lungo. Se sento che la zona dell'articolazione delle spalle ne trae beneficio, perché ovviamente la cuffia dei rotatori in questo caso viene ben stimolata. Poi preparo il ritorno. Appoggio, riallineo. E vado a sentirla sull'altro lato. Appoggio a destra, apro, espiro, entro, appoggio la guancia, braccio destro che si allunga, estendo bene. Di nuovo vado a sentire bene l'allineamento a destra e lo stimolo sulla cuffia dei rotatori a sinistra. Anche qui tengo la posizione finché sento che il movimento è produttivo. Conto i miei respiri e cerco di equiparare la parte destra alla parte sinistra e poi ritorno. Riprendo bene la quadrupedia e questa volta cerco di lavorare in simmetria. Quindi con calma, scendo piano con le natiche sui talloni. Appoggio l'addome alla coscia, distendo bene le braccia e poi scivolo in avanti finché i femori sono perpendicolari. Appoggio la fronte se sento che la spalla non è sufficientemente mobilizzata, ma soprattutto oltre alla spalla sento la dorsale. Se non ho problemi a livello dorsale sull'articolazione della spalla, posso spingere in avanti il mento e sentire ancora meglio il petto che si apre. In questo caso, la posizione di Dharmikasana, la posizione della devozione, è totalmente passiva, quindi non devo spingere. Nel caso avessi problemi alla spalla, ovviamente appoggio la fronte ed eventualmente, se sento il bisogno di piegare i gomiti, avvicino leggermente. Le mani li apro, ma cerco di avere una posizione simmetrica per quanto riguarda la mano. Da questa posizione alterno le rotazioni con l'appoggio di una guancia al centro la fronte con l'altra guancia. Quando espiro la rotazione del tratto cervicale, quando inspiro l'appoggio della fronte. Poi lentamente mi spingo in avanti finché non sento spalla e gomito in linea. Allontano i miei piedi, vado in appoggio sulla zona delle dita, dei metatarsi e vado a prendere la posizione dell'asse. Qui comincio a sentire il lavoro invece sul tono. Le scapole si stringono, si avvicinano, sento il tono sulla dorsale. Appoggio, espirando, non sposto la posizione dei piedi, li mantengo dove sono e questa volta spingo dietro, alto. Ritorno nella posizione della devozione, sentendo il movimento dell'omero nell'articolazione. Resto
Dharmikasana. E poi di nuovo inspiro, Kumbhakasana. Talloni che spingono dietro, tenuta della cintura, scapole vicine, spalle forti. E di nuovo scendo, ginocchio. Spingo dietro. Dharmikasana. Di nuovo piano. Kumbhakasana. Conto i miei respiri e mantengo la posizione finché sento che è possibile controllarla bene. Dopodiché, senza fretta, appoggio le ginocchia. Sotto la spalla metto la mano, distendo i gomiti. Entro in Adho Mukha Svanasana. Quindi le mani respingono il tappetino, il coccige spinge in alto, sento la schiena e i talloni. Vado a sentire bene il movimento sulla zona della spalla. Non spingo in basso le spalle, spingo invece in alto il coccige. Non mi preoccupo dei talloni. Se non scendono, non ha importanza, correggo la posizione. Quando ho aggiustato bene la forma della mia colonna vertebrale, pari dritta Adho Mukha Svanasana. Appoggio a destra, coccige che spinge in alto. Spingo verso l'alto la mia cintura, il bacino, lascio andare il braccio sinistro. Sento già la rotazione. E lavoro sulla spalla. Quando c'è già la rotazione, afferro e vado in torsione. Se bilancio bene le spinte, non c'è un eccesso di tensione. Quindi posso mantenere anche a lungo la posizione. Riprendo l'appoggio. E ripeto sull'altro lato, lascio andare, aggiusto la rotazione e piano. Coccige che spinge in alto, mano che respinge il pavimento e la torsione. Ritorno lentamente, aggiusto la posizione del corpo e questa volta. Porto in avanti la mano destra, leggermente più avanti e più al centro, Vasistasana, l'asse. Non sovrappongo i piedi volutamente, ma ne tengo uno avanti e uno indietro. Entro nella posizione, sento sempre il braccio che tiene, l'altro che spinge in alto. Con un inspiro, il braccio sinistro va sulla linea dell'orecchio. Inspiro. Ed espiro il ritorno. Riprendo di nuovo Adho Mukha. Controllo bene la spinta verso l'alto, l'allineamento della testa e preparo l'altro appoggio. Porto le ginocchia a terra, scendo con le natiche sui talloni e rilasso la testa, il collo e le spalle. Controllo se ho fatto un lavoro simmetrico, lato destro e lato sinistro. Quindi riemergo dalla posizione di Supta Vajrasana. E vado in appoggio con gli ischi. Scendo in maniera controllata a terra, retroversione, controllo della cintura addominale,
Cerco di sentire bene la posizione del mio corpo. Le scapole sono vicine, allineo il tratto cervicale, porto le mani lungo il corpo, col palmo della mano in appoggio. Vado a sentire la posizione del grillo, Gilyasana, e inizio quindi a lavorare con l'appoggio supino in maniera dolce. Quando inspiro stringo il pavimento pelvico, lavoro sul gluteo, spingo le ginocchia in avanti, porto il peso sulle spalle, non c'è tensione a livello cervicale. Mantengo la posizione, una posizione allineata dove dalla spalla al ginocchio sento l'allineamento, le braccia sono a terra. Espiro, arrotondo. E srotolo. Riaccompagno una vertebra dopo l'altra. Riprendo più volte questo movimento. Stringo il pavimento pelvico, aggiusto le spalle, allineo. Catena anteriore in allungamento. E di nuovo espiro. Questa volta cerco di aprire maggiormente il torace entrando in Setu Bandhasana, il mezzo ponte. Quindi di nuovo appoggio, spingo verso l'alto, ma questa volta unisco le mani, stringo bene i polsi, porto il peso sulle spalle e faccio salire lo sterno. Le ginocchia non si allargano. Quindi controllo sempre la posizione degli arti inferiori, la posizione del mio pavimento pelvico, ma soprattutto l'apertura del torace. Espirando, ritorno lentamente. Appoggio, sciolgo, libero le mani. Porto le ginocchia sul petto e chiudo la posizione fetale. E la riprendo ancora. Salgo. Stringo bene le scapole, apro il torace. Ed espirando, ritorno. Ginocchia sul petto, espiro e ritorno in posizione seduta. Preparo l'ultima asana ed è la posizione del cammello. Quindi con calma mi posiziono in Vajrasana, seduta sui talloni, allungo la schiena. So che nell'apertura del torace devo controllare la posizione del bacino rispetto alla schiena per non forzare gli arti lombari. Entro piano, allineo il ginocchio alla mia spalla, mantengo l'estensione e poi punto le dita dei piedi, in modo tale da non forzare immediatamente l'arco lombare. Poi le dita più lunghe della mano sinistra appoggiano, il braccio destro spinge in alto. Quindi guardo la mano ed estendo la parte destra, espirando ritorno e inverto. Controllo il pavimento pelvico e la tenuta della mia cintura. Un movimento di spinta verso l'alto,
mi permette di controllare la zona addominale e quindi il tratto lombare. Ovviamente abbasso quando sento di poterlo fare. Scendo, Sutta Vajrasana per compensare. Quando eseguo posizioni di apertura all'indietro della colonna, devo sempre controllare la cintura addominale. È la posizione del tratto dorsale della schiena. Allora, la tenuta della cintura e del pavimento pelvico mi danno una certa stabilità a livello del bacino. Poi è lo sterno che deve salire. Se lo sterno sale, il tratto cervicale si allunga e quindi la parte anteriore del collo può distendersi senza creare tensione a livello della muscolatura del collo. Finché la zona del dorso mantiene un eccesso di rigidità, è rigido anche il tratto cervicale. Bene, namaste. Buona pratica a tutti.